Non voglio sapere niente, lasciatemi perdere, fate finta che io non esista. Questo è il commento di Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro, alla notizia dell'arresto del padre avvenuto lunedì mattina dopo 30 anni di latitanza. A intercettarla al Fatto Quotidiano, così come le telecamere del TG2, che però hanno trovato un muro da parte della donna che quel padre non l'ha mai conosciuto. Lorenza è nata il 17 dicembre 1996, quando il padre era latitante già da 3 anni. E durante la latitanza che ha conosciuto Francesca Alagna, era il 1995, e da quella storia, dopo poco più di un anno, è nata la giovane, che è cresciuta senza vedere nessuno nella casa della mamma del boss a Castelvetrano, almeno fino al suo 18° compleanno, quando è potuta andar via. Oggi porta il cognome della madre Francesca ed è tornata a Castelvetrano, dove vive con il compagno e il figlio. In questi anni è sempre stata sorvegliata dalle forze dell'ordine, con la speranza proprio che il padre facesse un passo falso, che si facesse vivo, cosa che però non è mai avvenuta. Non voglio stare sotto i riflettori, basta. Io sono una ragazza normalissima come tutte le altre, voglio essere lasciata in pace, fate finta che io non esista. Intanto ieri i carabinieri del RIS hanno trovato nel covo di Messina Denaro, tra le altre cose, un'agendina su cui l'ex latitante scriveva le sue riflessioni, anche sulla figlia Lorenza, che non porta il suo cognome e che non lo vuole vedere da anni. Non solo, ci sarebbero anche delle date di alcuni incontri. Tutto il materiale è al vaglio degli investigatori.